Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Sto facendo un po' di esperimenti, magari lo noterete nei prossimi video, in questo video, comunque delle inquadrature un po' diverse, perché mi sto ispirando a altri YouTuber che fanno questa tipologia, non italiani, che fanno questa tipologia comunque di video classici, video vlog, però ecco, diciamo qualche cosina. Ci metto, ma insomma, per quel che posso, ecco. Comunque, questo è il mio outfit. Oggi mi sono vestita molto semplicemente. Ho messo questo maglioncino nero, poi questa gonna sempre di pelle, soliti stivali ormai che abbino con tutto. E poi ho deciso di mettere questo cappottino perché mi sembrava che mettermi il cappotto nero poi risultasse tutto macabro. È un cappotto di Zara preso molti anni fa, che mi sta un po' larghino. E va bene, insomma, noi usciamo e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua. Buongiorno. Allora, ho pulito il bagno un attimo. Mi sono lavata i capelli con questo shampoo. E adesso mi metto questa crema che ho comprato, che ho fatto vedere comunque nello svuota la spesa. Anche se, sinceramente, per questi profumi non è adeguata. Ho tantissimi profumi. Non so perché, in realtà. Però adesso un attimo ci mettiamo la crema. Oddio, sembra che ho un occhio più aperto, uno più chiuso, non so perché. Vabbè, comunque, adesso ci mettiamo la crema e poi ci trucchiamo un attimo. Parlo sottovoce, non so il perché.
Allora, spesa fatta in realtà. E vabbè, magari non vi faccio vedere uno svuoto alla spesa. Comunque, buongiorno a tutti, perché non ho dato buongiorno. Non faccio vedere uno svuoto alla spesa, però ho comprato l'uovo di Pasqua e quindi l'ho comprato anche a Davide perché lui cercava quello della MotoGP. E comunque sono ferma. Cercava quello della MotoGP, però non lo trovava mai. Quindi quest'anno avremo due uova di Pasqua lui, due uova di Pasqua io. Io mi sono comprato quello di mercoledì. Comunque, eccomi a casa. Non c'è mai età per l'uovo in realtà, quindi no, l'uovo non lo compro perché sono grande, no, non esiste, non è concepibile un pensiero del genere. Cosa faremo adesso? Apriremo per la prima volta le uova, il primo uovo di Pasqua che ho comprato oggi di Mercoledì Adams. Quindi lo apriremo insieme e vedremo che cosa troveremo all'interno. Ovviamente poi altri non so quando li aprirò, penso verso Pasqua, però siccome che ho voglia di cioccolato, quindi ho deciso di aprirlo insieme a voi e vedere anche la sorpresa. Quindi andiamo subito ad aprirlo. Allora, ci tengo a dire che io non sono un amante del cioccolato al latte, assolutamente, quindi non so, cioè non riuscirò a mangiarlo tutto, però magari col cioccolato che avanza poi ci farò un dolce, non lo so, vedremo. Io sono team cioccolato fondente, però vabbè, comunque posso mangiarlo lo stesso, magari un pezzettino, così. Come lo apriamo? Vediamo, eccolo. Ok, abbiamo il portachiavi. No, dai, io volevo il portachiavi. L'ho visto, avrei preferito che cos'è. No, è una sacca. No. Beh, però ti dirò. Non è neanche bruttina, sinceramente, certo, magari per metterci appunto, che ne so, qualcosa, tipo anche per come custodia, per avvolgere qualcosa e poi, che ne so, riporlo, che ne so, ad esempio in valigia, ma ti dirò, sono un po' delusa perché io volevo il portachiavi, sinceramente, ero contenta di ricevere di riavere il portachiavi perché era molto carino anche tipo da appendere alle chiavi, però alla fin fine dai, è una sacca, quindi molto fina, vedete, però il disegno è molto bello, quindi c'è scritto mercoledì e c'è la foto di lei. No, il disegno è bello, sì. No, io penso che molto probabilmente la utilizzerò tipo se devo appunto nelle occasioni di viaggio, tipo se devo andare da qualche parte. Non male, dai. Però volevo il portachiavi. Vabbè, insomma, dai, adesso ci mangiamo anche un pochettino di cioccolato che. Team fondente tutta la vita, assolutamente. Assolutamente team fondente tutta la vita. Latte. Nì. Però dai, ci consoliamo con questa sacca di mercoledì. Grazie.
Buona festa della donna con il mio mazzetto. Spero che il video vi sia piaciuto e immagino che già non sarà molto lungo perché ho deciso un po' di mettere altre tipologie e modi di fare il video. È solo una prova, quindi sto sperimentando un po'. Però, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi un commento, e scrivete sotto un commento, iscrivetevi al canale e niente, vi auguro una bellissima giornata. Quindi noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, un bacione!